Ti copro, così non ti vede nessuno, ok? Va bene, siamo a posto. Non ti vede nessuno, sei bello nascosto, tranquillo. Ti potresti levare dalle palle, grazie. Ti piace il muretto, vedo che ti piace tanto il muretto. Ma perché? Perché ti piace tanto il muretto, me lo dici? Che te ne compro uno anch'io se vuoi. Buongiorno, è un nuovo giorno su Los Santos? No, aspetta. Oh, sono le 9 di sera, ok, niente, ho sbagliato. Io direi andiamo a farci un drink intanto che Gianluca si riprende e niente. Se volete di nuovo GTA 5 sul canale, almeno 650 like qua sotto, raga, mi raccomando, spaccateli. Fammi un drink, dai signora, sì, dai, su, allora. Questo qua va benissimo, dai, su. Sì, sì, lo versi pure, non si preoccupi. Mi dia qualcosa di più forte, non mi sembra una cosa normale. Smettila di rompere te! Non sta più in piedi da solo, ok, già la cosa si fa, a quanto figa. Sì, però ci hanno tirato addosso, eh. Ok, ha bevuto pure la faccia, non lo so io. 2 hours later, we are ancora qui perché è stupido. Mi sembri un po' andato, amico mio, eh? Hai bevuto troppo? Benissimo, sono contento per te. Sì, però stai in piedi, per favore, ti prego, no? Niente, si è piegato in due. Buongiorno, nuovo giorno su Los Santos? Ma come cazzo è possibile che sia sempre sera? Andiamo a girare il tuorlo d'uovo e vedere se succede qualcosa. Dai, allora, se vinco la macchina, mi faccio prete. Se vinco un vestito, ti distruggo. No, ti prego. Esplodi, ti prego, esplodi. Basta, non ne posso più di sti cazzo di vestiti. Andiamo a vedere il garage di lusso. C'è l'attico del garage, l'attico nel garage. Cioè, queste sono le mie bambine. Non quelle che non ci sono, queste sono le mie bambine. Mamma mia, che belle. Ma pensavo di averne di più in realtà. Ok. Adesso chiamo Mary Assicurazioni Cosi, come cazzo si chiamava lì. Sì, buongiorno, vorrei capire dove cazzo è la mia macchina. No, non c'è niente loro. Minchia, allora è fuori. Vabbè, pago il parcheggiatore per niente però, che palle. Benvenuti raga nel mio mondo. Dicevano coltivo l'erba nel mio bell'orto. In realtà io la coltivo in un bel capannone. Le piantine devono stare sane e devono crescere bene. Allora vi presento Jack, Russell, Crow, Gianluca e Giorgio e Franco. Loro sono quelli che si drogano insieme a me. Guarda, sta facendo una sega alla canna, cosa? No, non devi buttarlo via, è buono anche quello! Io mi sa che adesso distruggo Gianluca. Qua però tipo... Oddio no! Cioè, uno si è lanciato. Si è lanciato. Una moto! Adesso la faccio saltare in aria. Quando dicono che lo stile non va a pile, ho una sella fatta del mio stesso Gianluca. Ci andiamo su, eh? Dai, ci andiamo su, c'è la macchina. Dai! Ti spingo io, sono più veloce! E vabbè, niente, È diventato sterile. Franco! E niente, devo usare la moto. La tomo. Devo andare a fare spesa perché non ho armi e sono stupido, però non ho neanche soldi, quindi che cazzo di spesa faccio? Quizza! Ok, allora, se entriamo mi fa un favore. No, è chiuso. E che cazzo mi spari? Sono venuto nel tuo negozio! No, dai, ti prego, non fare la faccia di merda. E vabbè, c'è la gente che mi segue, c'è polizia ovunque, mi sta bucherellando lo stomaco. Lester, dove cazzo sei? Lester, aiuto! Lester, cazzo, eccolo! Eccolo, dai, rispondi e muoviti, che sennò qua mi fanno giù la testa. Non c'ho più vita! Non c'ho più vita! Oh, bravo. È chiuso, ma vaffanculo. Franco! Gianluca Giovanni Giacomo. Ehi tu! Che bella piroetta che hai fatto! Ti entro nel negozio in moto se vuoi, però no, è meglio di no forse. È aperto adesso, grazie mille, c'è scritto open 24 ore su 24 e tu mi chiudi in prima, ma dai, ma che cazzo, ma vaffanculo. Io voglio la pistola questa, no, questa. Minchia, non c'è abbastanza soldi, mi spiace.
La prossima volta li compro. La prossima volta faccio una cazzo di spesa che faccio giù pure il pianeta che non esiste. Ok, oggi voglio fare il macellaio. Sì, vabbè, cioè dai, no, vabbè, se sei fatto e vai in macchina, in moto e Gianluca no. Ah, ti ho rotto la macchina, vabbè, c'avevi l'accetta in mano e tu devi usare il braccio per romperla, ma bravo. Sì, sì, no, davvero, complimenti. Cioè, ma non lo so, non puoi neanche rubare la macchina, uccidere due persone che la polizia ti cerca, ma non lo so. Adesso ti entro nel negozio in macchina. Ah, sono Finocchio, no, sono un carciofo, perché non mi piacciono i sedani. Figa sentire la strada sta cosa, tengo meglio io a piedi. E son fatto, cioè, tanto per dire. Ragazzi, buongiorno, mannaggia. Vabbè, ho ucciso la gente che stava per entrare nel mio night, ok. Scusa, mi serviva una testa, grazie mille. Sai che ore sono? No, vabbè, niente. No, non dovevi entrare nel... Buongiorno a tutti, sono ritornato! Siete contenti? Sono il macellaio Gianluca. Tu come ti chiami? Come ti chiami? E che cazzo, mi puoi rispondere? Anche te, no, adesso ti distruggo. Vuoi fare jogging? Andiamo a fare jogging. Dai. Sì. Yeah! Adesso io però ti seguo in macchina perché ho i polmoni un po' andati, se no me ne hanno bucati 5 prima. Anche se ne ho solo 2. E quindi niente, ti seguo in macchina, non ti preoccupare. Su, dai, si muova, ce la può fare. Ce la può fare. Ti sto tenendo in forma, devi solo ringraziarmi. Poi voglio 600 euro però, perché, non lo so. Non è che ti faccio la personal trainer così gratis. Ma continua a girare intorno sto imbecille. Ma che cazzo? Non ha senso tutto ciò. Guarda, adesso torno indietro, guarda. Lo sapevo! È da un quarto d'ora che ci sto dietro. Sì, però adesso mi hai rotto il cazzo. No, non ci siamo. Sì, adesso ci penso io a te. Vuoi scappare da me? No. Yeah, guarda la vetrina! Ah, oddio! Possiamo fare il lancio al manichino? Scusa, ma mi serve un organo. Ok, grazie mille. Adesso aspetta che te lo stacco, no? Perché c'è ancora un filetto attaccato. Ora devo andare a venderlo ai miei amici perché... Aspetta, ok, perfetto. Grazie per l'organo, ci sentiamo. Adesso ti distruggo. Oh, gli ho tagliato il culo, sì. Perché c'è la gente che scappa? Perché mi segue la polizia? Ma io volevo sapere se c'era Gianluca. Io sto cercando Gianluca, l'avete visto voi? Vabbè, c'è la polizia che è entrata. Ma che cazzo faccio? Non c'ho niente. Chiamo Lester! Lester, fai una cosa bella. Adesso mi nascondo qua sotto. Sì, però se la polizia spara alle persone che stanno qui... No, vabbè, dai. No, non ci credo. Ha ucciso due persone! Se la polizia fa sto lavoro... Ma che cazzo? Va bene, dovevate uccidere me, avete ucciso qualsiasi persona che non sia io. Grazie mille, siete molto gentili. Ti potresti levare dalle palle? Grazie. Gianluca non l'ho trovato neanche qua e niente. Sono piccola e tenera come un mamba. Una bamba. Adesso vado in retro. Ti taglio la testa. No, ho sbagliato, non dovrei uccidere lui, non fa niente. Ti copro, così non ti vede nessuno, ok? Va bene, siamo a posto. Non ti vede nessuno, sei bello nascosto, tranquillo. Stai lì, mi raccomando, non ti muovere. Io vado via, ciao. Non vi faccio niente, voglio sapere soltanto come vi chiamate. Ti piace il muretto? Vedo che ti piace tanto il muretto. Ma perché? Perché ti piace tanto il muretto? Me lo dici? Che te ne compro uno anch'io se vuoi. Ho nascosto anche te, così non ci vede nessuno, Non vi preoccupate, state lì. Aiuto, la polizia, adesso mi suicido così la polizia mi smette di cercarmi, cazzo. Mi butto sotto il camion. Ma no, ma neanche a farlo apposta, cioè... No, vabbè, raga, dai, no. Mi catto sotto la macchina. La macchina! Sì! Ok, bella! Vabbè, io ho picchiato una, l'ho uccisa e questo qua se ne è fregato il cazzo. Perché? Perché? Io volevo chiederti una cosa, hai un posto di lavoro per me per caso, no? Io mi sa che lo distruggo. Franco! Aia l'albero, ho fatto male, c'è un po' di sangue sull'albero. Adesso ti arrivo addosso, aiuto, vuole scappare, minchia sei veloce. Usain Bolt lo chiamavano. È duro. Ciao ragazzi, lui è Surreal Power.
Surri, ma perché? Perché scappi da me? Ma non ti voglio far niente, voglio chiederti una collaborazione, dai, vieni qua. Va bene, ragazzi, grazie per la visione del video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!